Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con un sequestro di sigarette di contrabbando portato a termine dai carabinieri di Teramo, un quintale di tabacchi del valore complessivo di 18.000 euro. In manette sono finite tre persone di nazionalità lituana, vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Oltre 600 stecche di sigarette sequestrate dal valore complessivo di circa 18.000 euro, tre persone arrestate. È il risultato di un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo, diretto dal colonnello Pier Vittorio Romano. Questa operazione è nata da un controllo del territorio su Silvi Marina, dove noi abbiamo costantemente, specialmente nel periodo invernali, delle indagini soprattutto contro gli stupefacenti. Noi avevamo notizia che c'erano delle persone lituane che stavano sul territorio per, secondo noi, vendere della droga. Con un apposito servizio che è stato fatto in questi giorni, già l'avevamo sotto controllo da un po', invece poi abbiamo visto che si trattava di contrabbando di sigarette. Tre soggetti e sono tutti e tre lituani. Un soggetto già da tempo domiciliava a Silvi in un residence della Piomba e il giorno in cui siamo intervenuti un connazionale con un camper ha portato delle casse di sigarette. Da lì siamo partiti con le varie perquisizioni, prima sul camper e successivamente anche nella stanza del residence che aveva affittato lì alla Piomba, e lì abbiamo trovato altre stecche. Quindi riteniamo comunque che questo traffico già possa essere in auge da qualche tempo. I tre arrestati erano già conosciuti alle forze dell'ordine? Erano pregiudicati ma non conosciuti da noi, probabilmente avevano posto in essere dei reati in altri luoghi. Avevano un lavoro regolare? No, non avevano un lavoro regolare, disoccupati. Secondo quanto indicato dai militari, le sigarette erano destinate al mercato nero, destinate quindi agli esercizi pubblici presenti sul litorale teramano e pescarese. Restiamo alla cronaca, ma andiamo a Vasto. Si è presentato a un distributore di carburante con il volto parzialmente coperto e ha minacciato con il coltello padre e figlia titolari dell'impianto per farsi consegnare un borsellino contenente circa 3.500 euro. È accaduto ieri sera a Vasto, in corso Mazzini, poco dopo l'orario di chiusura di una stazione di servizio. Il rapinatore si è allontanato su un ciclomotore guidato da un complice. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile. Cambiamo argomento, adesso torniamo ad occuparci dell'inquinamento, ancora un caso di scarichi fognari che sversano nel fiume Pescara, a segnalarlo è il gruppo di Pescara Mi Piace che denuncia la presenza di due scarichi nel fiume nei pressi della Golena Nord e chiede spiegazioni all'amministrazione comunale, il servizio di Francesca Romana Testi. Lotta agli scarichi abusivi prosegue, l'allerta sul territorio e Pescara resta al centro dell'attenzione, questo secondo le dichiarazioni dell'amministrazione comunale della regione. Ma denunciare due scarichi a ridosso del fiume Pescara, sulla Golena Nord, è il gruppo Pescara Mi Piace che chiede di sapere se si tratti anche in questo caso di abusi o se sia un fatto noto al sindaco Alessandrini. Ci sono due tubi che escono qui sul fiume Pescara, non sappiamo se esce acqua nera, acqua bianca. Abbiamo chiesto, siamo curiosi di sapere. Poi chiediamo al sindaco, visto che il governatore ha promesso di tappare tutti gli scarichi abusivi, di iniziare a chiudere questi due scarichi abusivi che rientrano nel sedime del comune di Pescara. Nessuna risposta da 10 giorni e la Golena Nord continua ad essere invasa da liquami. Pescara Mi Piace si iscrive tra coloro che cercano soluzioni e che non aspettano che arrivi il problema quest'estate per dire l'avevamo detto. Cerchiamo soluzioni a tutti i costi, cerchiamo di spronare un sindaco, anzi un'amministrazione ormai immobile, incapace di gestire questa emergenza. Per questo ci diamo da fare, perché siamo prima di tutto cittadini pescaresi che vogliono godere del mare insieme ai turisti che speriamo arriveranno quest'estate. Continuiamo su questo argomento. Dopo le polemiche sull'inquinamento del fiume da parte del comune di Tocco da Casauria, sprovvisto di depuratore da 15 anni ad intervenire l'ACA che ha annunciato il completamento degli interventi di realizzazione entro un anno dall'avvio dei lavori. Ascoltiamo adesso l'ingegner Lorenzo Livello in un estratto della trasmissione andata in onda ieri su TV6, la trasmissione Sei in Abruzzo condotta da Francesca Romana Testi.
Il primo conferimento di incarico nel 2010, c'è una determina nel 2010 addirittura a un professionista. Abbiamo fatto i progetti, li abbiamo mandati alla regione. Questo progetto che comprendeva il potenziamento di Tocco Casauria e fognature varie è stato addirittura autorizzato dalla regione nel 2012. Poi, come diceva il sindaco, le vicissitudini di concordato preventivo che sono state un terremoto all'interno dell'ACA da un punto di vista finanziario, hanno bloccato un po' tutto, si è bloccato un po' tutto il sistema. Chiaramente poi siamo arrivati all'erogazione dei fondi FAS nel 2013 che ci hanno ridato una boccata di respiro, abbiamo potuto riprendere tutto quello che avevamo e l'abbiamo messo in esecuzione. Questa è la spiegazione tecnica del blocco delle procedure. Se no noi eravamo partiti sul sollecito sicuramente del sindaco che ha messo in evidenza le problematiche e ha sollecitato dal punto di vista sanitario di intervenire. Noi le abbiamo colte, poi c'è stato il concordato. Io dico che se non ci fosse stato il concordato, se non ci fossero stati i problemi finanziari, oggi era già tutto realizzato, secondo me. Per quanto riguarda Tocco da Casauria, secondo voi c'è da attendere per sapere l'avvio dei lavori o già avete un'idea? No. L'avvio dei lavori dobbiamo fare già abbiamo detto alla ditta di predisporre il progetto esecutivo, che questi sono appalti integrati, chi si è aggiudicato il lavoro ha fatto l'offerta sul progetto definitivo, adesso deve fare il progetto esecutivo che viene validato e a seguito di quello poi si fa la consegna lavori. Quindi è proprio la tipologia di appalto che prevede queste procedure. Quindi, la durata dei lavori secondo voi quale sarà? La? Scusi? Durata complessiva. La durata complessiva, adesso non c'ho il cronoprogramma, ma perlomeno sono due tipologie di interventi. Quella delle fogne può durare 5-6 mesi, da 4 a 6 mesi, quella del depuratore più o meno 7-8 mesi, un anno, diciamo un anno. Restiamo in tema inquinamento e parliamo di rifiuti. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un consiglio regionale straordinario per analizzare la situazione rifiuti in Abruzzo, che abbia come punto all'ordine del giorno un nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Come detto, a chiederlo il gruppo dei Grillini in Regione Abruzzo, che sottolinea la necessità di capire quali siano le strategie di questo governo regionale su un tema così caro per la salute degli abruzzesi e del territorio. Dal pericolo inceneritore allo smercio di rifiuti nel vicino Molise, dalle discariche abusive alla sovrapproduzione di immondizia, sono tutte emergenze, dicono i 5 Stelle, a cui la Regione deve far fronte, ma senza un vero piano regionale dei rifiuti e senza una politica che contempli la legge rifiuti zero, la situazione non può che peggiorare. Questa è la posizione dei 5 Stelle. Adesso ci occupiamo di commercio. C'è una nuova preoccupazione per gli esercenti del comune di Chieti. A rappresentarla è il centrodestra, che scende in campo per opporsi alla liberalizzazione dei centri commerciali di media grandezza, che danneggerebbero ancor di più un comparto, quello del piccolo commercio, già in forte crisi. Vediamo. Chieti è la costante minaccia dei grandi centri commerciali. Sembra una piaga che non solo non trova soluzione, ma a quanto pare si aggrava con la liberalizzazione dei centri di media dimensione, proposta che mette ancora più a rischio la categoria dei piccoli esercenti. Esiste purtroppo una normativa nazionale, che la famosa legge Bersani, con le liberalizzazioni, che ha permesso questo. Il Comune metterà in campo tutti gli strumenti per arrivare ad un'equa ripartizione di quelli che possono essere poi i benefici che ricadono sulla città. Su questo noi vogliamo lavorare e stiamo già lavorando. Chieti da sempre lamenta la presenza di tantissimi centri commerciali in un'area davvero piccola. La difficoltà del commercio dei piccoli esercenti, adesso c'è un altro caso. In queste ultime settimane si sta avendo un incremento di quelle che sono le richieste di insediamento di media distribuzione. Io ritengo che sia un fattore economico scontato. Ricordiamoci l'effetto Coop che ebbe a San Giovanni Teatino. Quando nacque la Coop, intorno alla Coop nacque il più grosso insediamento di grande distribuzione e media distribuzione in Italia. Perché un centro commerciale che attrae 8 milioni di visitatori l'anno, è chiaro che tutti pensano di captare la clientela
tutela su tutti i percorsi che conducono a questa grande distribuzione. E oggi la legge consente questo, tra qualche mese, se non un anno, sarà peggio, perché se liberalizzano le distribuzioni oltre i 2500 metri quadri sarà veramente un problema, perché chi ti presenta sul territorio industriale, sullo scalo specialmente, presenta una dismissione totale di elementi ex industriali che potrebbero trasformarsi in commerciali. Ciò che è successo è già avvenuto in altre zone. Restiamo ai temi del lavoro. Come annunciato nel corso delle ultime settimane di dicembre, la lotta sindacale in Sevele è andata avanti e continuerà, così il segretario generale della FIOM di Chieti, Davide Labrozzi, che ha il sindacato che ha indetto un'ora di sciopero da attuarsi nella giornata di martedì 23 di febbraio. La lotta sindacale per quanto riguarda la FIOM è sempre la stessa e riguarda le pause e i carichi di lavoro all'interno dello stabilimento del gruppo Fiat Chrysler, che produce autoveicoli industriali, uno degli stabilimenti, anzi lo stabilimento più grande d'Europa. Andiamo avanti, cambiamo argomento e torniamo ad occuparci della visita ieri del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Nonostante le rassicurazioni che la Corte d'Appello rimarrà all'Aquila e che la ricostruzione sarà una priorità del governo, la visita del sottosegretario ha creato diverse polemiche per la mancanza di un apposito cerimoniale. Germana D'Orazio. Una visita contornata da polemiche, quella del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ieri in comune all'Aquila. Il consigliere comunale del suo partito, il Nuovo Centrodestra, Alessandro Piccinini, si è risentito perché la sottosegretaria avrebbe ignorato completamente i rappresentanti locali dell'NCD. Anche il presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti, si è risentito a sua volta perché la visita non è stata organizzata secondo il cerimoniale, lasciando così di fatti escluso tutto il Consiglio Comunale. Al tavolo del sindaco Cialente c'era infatti il sottosegretario accompagnato da Giorgio De Matteis, alla presenza del vice sindaco e del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. La sottosegretaria ha comunque rassicurato nel suo incontro che la Corte d'Appello rimarrà nel capoluogo. Inoltre, il governo Renzi sostiene non dimenticherà l'Aquila, che rimane una priorità dell'esecutivo nazionale. Anche la senatrice PD Stefania Pezzopane dà fiducia alle affermazioni del sottosegretario alla giustizia. Ma sì, soprattutto perché ce lo ha detto Renzi, che è il capo del governo, e non solo ce lo ha detto, ma lo sta dimostrando con i fatti. E i fatti sono 6 miliardi a nostra disposizione, nuove norme approvate nel decreto degli enti locali e nella legge di stabilità su mia proposta, con i miei emendamenti, e un'attenzione massima anche in questi giorni per sbloccare i fondi del CIPE, per favorire tutte le necessità che i comuni hanno. Chiaramente scontiamo ritardi di anni, ritardi determinati da governi incapaci e da commissariamenti sbagliati, e che adesso noi dobbiamo recuperare con gran lena. Voltiamo pagina. È in discussione il nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia predisposto dal Ministero dell'Ambiente. Tale piano prevede, secondo gli ambientalisti, una pericolosa scorciatoia per risolvere i conflitti con le attività zootecniche, cioè l'abbattimento selettivo degli esemplari di lupo. Il WWF dunque chiede alla Regione di rivedere il parere favorevole a questo piano. SOS Lupo, il WWF si mobilita contro la proposta dell'abbattimento selettivo, proposta non necessaria visto che non si registrano numeri sufficienti da richiedere un intervento così massivo sul territorio nazionale. Noi siamo assolutamente contrari, abbiamo chiesto lo stralcio proprio di questa parte perché il lupo non è assolutamente in sicurezza, ci sono ancora un numero troppo limitato di esemplari, peraltro vittima di bracconaggio, ci sono dei problemi legati alla ibridazione con i cani, quindi prima di pensare anche solo a eventuali ipotesi di abbattimento devono essere fatte tutta una serie di operazioni. Proprio le riserve infatti si sono preoccupate di creare le condizioni per prevenire
prevenire incidenti e danneggiamenti da parte delle specie selvatiche nei confronti dell'uomo. Inoltre, gli attacchi dei lupi contro gli esseri umani non si registrano da tempi lontanissimi e per gli attacchi al bestiame sono state distribuite recinzioni elettrificate come dissuasori. Beh, la realtà è chiara, basta guardare i dati, non si verificano attacchi all'uomo da parte del lupo da forse 200 anni. Noi quotidianamente impieghiamo la nostra professionalità, la nostra passione per la conservazione della natura. Lo facciamo attraverso degli studi, attraverso dei monitoraggi con delle tecniche come il fototrappolaggio, come il wolf howling, cioè il richiamo del lupo per ottenere una risposta, per andare a conoscere quindi questa specie, per andare a valutare la loro presenza, la consistenza della popolazione e come questa si distribuisce nel nostro territorio. Perché lo facciamo? Perché vogliamo dimostrare che la convivenza fra due specie diverse, l'uomo e il lupo, è possibile. Andiamo avanti. Dal 22 al 27 di febbraio parte il progetto Biciclettata, evento che interesserà il litorale teramano con la presenza di Alex Zanardi. Al via il progetto denominato Biciclettica, iniziativa che vede Roseto degli Abruzzi comune capofila. Non solo realizzazione infrastrutture ma anche attività di sensibilizzazione con una particolare attenzione ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza per incrementare e per divulgare una corretta cultura della sicurezza stradale. Molto importante non soltanto la sicurezza stradale, anche le infrastrutture che sono state costruite a seguito di questo progetto. Tutti i comuni stanno costruendo, anche Atri è in fase oramai quasi finale. Abbiamo risolto un grosso problema di viabilità in una zona fortemente trafficata, miglioriamo anche la circolazione soprattutto degli studenti perché è a ridosso degli impianti scolastici e quindi ci sono migliaia di studenti che ogni giorno salgono, prendono i pullman eccetera, per cui ritengo che sia tutto estremamente positivo. Partiamo con questo progetto proprio per questo connubio tra mobilità alternativa, sostenibile, sicurezza stradale che sia il punto di partenza per un'univocità di intenti su questo argomento. L'evento nell'evento sarà lo svolgimento degli allenamenti della nazionale per le strade dei quattro comuni, durante i quali ci saranno delle soste per incontrare i ragazzi delle scuole. Sarà ospite la nazionale ciclismo paralimpica con Alex Zanardi, ma dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista sociale, perché uno degli appuntamenti clou di questo programma sarà il mercoledì 24 al Palavolli di Borgo Santa Maria, dove oltre 700 alunni avranno la possibilità di assistere ai racconti degli atleti che purtroppo magari per via di incidenti stradali oggi hanno una disabilità che da limite è diventato punto di forza nell'ambito e grazie allo sport. L'evento conclusivo è previsto per sabato 27. Ci sarà l'uscita con la nazionale azzurra di paraciclismo e tutti gli appassionati sono invitati a pedalare con i campioni Alex Zanardi e quant'altro. Il percorso? Il percorso sarà sulla zona costiera e l'Interland Teramano. E sono 10.000 domani gli alpini attesi a Isola del Gran Sasso per l'annuale raduno regionale in corso al santuario di San Gabriele della Dolorata, dedicato al ricordo dei caduti della battaglia di Eleni Yar nel 1943 durante la campagna di Russia. Oggi alle 17.30 nel Pala Isola incontri con la storia, con alcune relazioni. Adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Andiamo subito al Sant'Elia di Cagliari per collegarci con il nostro inviato Paolo Renzetti, perché oggi c'è un big match in cartellone, quello tra Cagliari e Pescara. Ieri intanto lo 0-0 tra Bari e Latina. Allora Paolo, un Pescara che dovrà fare l'impresa visto che è praticamente in emergenza difesa. A te Paolo. Sì, grazie, buon pomeriggio dallo stadio Sant'Elia di Cagliari. Hai detto bene Alfredo, emergenza davvero piena in difesa per il Pescara. Oddo deve fare a meno di un solo colpo di coda. Campagnaro, Fornasier e Crescenzi. Giocherà al fianco di Zuparic Mandragora. Abbiamo infatti le formazioni ufficiali che ci sono state fornite dall'ufficio stampa del Pescara. Partiamo dal Cagliari, formazione di casa che si schiera con il 4-3-1-2 con Storari in porta, Balzano, Salamon, Krajnc e Barreca in difesa, Cinelli, Di Gennaro postati a centrocampo, João Pedro sarà il trequartista, le due punte Farias e Melchiorri. Inutile sottolineare che nel Cagliari ci sono diversi giocatori che hanno militato nel Pescara, Balzano,
e Melchiorri in particolare, mentre Capuano è infortunato e dunque non sarà della partita. Vediamo la panchina che vede assieme al tecnico Sardo Rastelli, il secondo portiere Raffaele, Pisacane, Ceppitelli, Sau, Deiola, Cerri, Murru, Giannetti e Colombatto. Il Pescara risponde con il 4-3-2-1 e con Aresti che dunque giocherà in porta dal primo minuto perché Fiorillo ha avuto problemi con l'influenza negli ultimi giorni e dunque giocherà Aresti che tra l'altro è sardo di Carbonia per la precisione, mentre sta entrando in campo la squadra biancazzurra tra i fischi dei tifosi di casa. Dicevo, Pescara con Aresti in porta, Zampano, Mandragora, Zuparic e Mazzotta sono i quattro difensori, Memusciai, Torreira e Verre i centrocampisti, Denali e Caprari a supporto dell'unica punta di ruolo che è Gianluca Lapadula, panchina con Fiorillo, Bruno, Pasquato, Cocco, Acosta, Telati, Pitturini e Mitrizza e Orlando, il giovane della primavera. Dirige l'incontro il signor Abisso di Palermo, sold out al Sant'Elia, 16.000 spettatori, stadio gremito e botteghini chiusi, c'è un forte vento ma c'è anche il sole, temperatura di 16 gradi. Per il momento è tutto dal Sant'Elia di Cagliari. Sì, Alfredo. No, una domanda volevo farti, più che altro una considerazione. C'è una partita particolare per un giocatore del Pescara e parliamo di Cocco, che forse probabilmente sarebbe voluto essere in campo, anzi sicuramente sarebbe voluto essere in campo nella sua Cagliari. Eh sì, hai detto bene, hai fatto bene a ricordare questo, ne avevamo parlato anche in settimana, avevamo ascoltato, portato ai nostri microfoni proprio Andrea Cocco, cagliaritano doc, cresciuto calcisticamente nella formazione rossoblu, chissà cosa avrebbe dato Cocco per scendere in campo dal primo minuto, invece è in panchina, ma si sapeva che difficilmente Oddo avrebbe cambiato le carte in tavola. Sicuramente il giocatore potrebbe entrare a gara in corso e perché no dare un contributo importante alla causa. Permettimi anche di dire, Alfredo, prima di restituire la linea allo studio, abbiamo detto 16.000 spettatori, stadio gremito, ci sono un centinaio, forse qualcosa in più, di tifosi del Pescara che si trovano alla destra della nostra postazione in un settore, se così lo possiamo definire, laterale di curva nord, dove la partita si vede davvero male, mentre dalla tribuna le cose sicuramente vanno in maniera diversa. C'è già qualche coro ostile nei confronti dei biancazzurri, noi restituiamo la linea allo studio per poi riprenderla ovviamente in occasione di diretta stadio. A te, Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti. Andiamo avanti con la Serie B perché gioca anche la Virtus Lanciano sul campo della Bestia Nera Spezia, trasferta ligure importante per la squadra guidata da Primo Maragliulo, che vuole centrare la terza vittoria consecutiva per rilanciarsi in classifica. E allora ci colleghiamo con Alessio Giancristoforo. A te, Alessio. Sì, grazie Alfredo. Questa è nel della sfida Spezia Lanciano, la terza vittoria consecutiva, sarebbe un record sotto la gestione di quest'anno, la gestione Virtus targata da Versa, ma da qualche giornata da Primo Maragliulo si va in Liguria per cercare quantomeno di fare risultato. La novità sostanziale è che Primo Maragliulo non ha stravolto l'11 che è stato vittorioso contro il Modena, lo ha riconfermato in blocco nonostante il ritorno tra i convocabili di Luca Di Matteo, che ha scontato il turno di squalifica. Si dovrebbe optare per un 4-4-1-1, questi dovrebbero essere gli interpreti, le formazioni sono ufficiali, la Virtus dovrebbe schierare Cragno tra i pali, poi in difesa Aquilanti con Rigione Amenta centralmente e Simone Soldiato a sinistra, centrocampo con il duo Vitale Rocca con Basso la destra e Di Francesco a sinistra, Marilungo dietro, l'unico punto di riferimento che è rappresentato proprio da Nicola Ferrari. Poi a disposizione Casadei, Boldor, Turchi, Bacinovic, Bonazzoli, Di Filippo, Padovan, Di Matteo e Manuel Giandonato. Proprio quest'ultimo era dato alla vigilia come probabile titolare, non è stata dunque seguita l'impressione della settimana, cioè quella di schierare Giandonato tra i titolari. Risponde lo Spezia di Mimmo Di Carlo con Chichi Zola tra i pali, poi Valentini, Postic, Sciaudone, Anderson, Errati, Migliore, Scitum, Terzi, l'ex molto atteso Antonio Piccolo,
e Pulzetti, a disposizione Sluga, Salone, Acampora, Prado, Scatellani, Vignali, Ciurria, Sama e Fischia, la sfida del Picco di Spezia, Pairetto, Di Michelino, al seguito della squadra condotta da Primo Maragliolo, circa 20 sostenitori rossoneri, fischio d'inizio alle 15. Io, Alfredo, ho finito, poi ci sentiremo per commentare le fasi di Spezia Virtus Lanciano. A te la linea. Grazie, grazie anche ad Alessio Giancristofaro. Adesso lasciamo la Serie B e scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo, che diciamo, guarda con ottimismo al recupero dell'attaccante Mirko Petrella, infortunatosi durante un allenamento, infortunio che potrebbe essere smaltito in 2 settimane. Domani intanto sfida con la Lupa Roma ad Aprilia. Petrella è l'unico indisponibile per Vivarini, Moreo e soprattutto Le Noci sono i candidati alla sostituzione. Ascoltiamo il tecnico del Teramo, Vincenzo Vivarini. Ho messo in preallarme, diciamo, sia Paolucci, sia Moreo, Le Noci. Insomma, voglio dire, il problema non è la formazione, il problema è sicuramente la mancanza di un giocatore che in questo momento qua stava facendo bene. Stava facendo la differenza, stava spostando gli equilibri di una partita, quindi è chiaro che è una grave perdita. Però io sono anche convinto che io credo sì alle caratteristiche individuali dei giocatori, però credo anche al collettivo, e in questo momento qui la forza di questa squadra può essere anche un collettivo. È uno spirito di squadra che si è ritrovato e che sta lottando per ottenere il risultato. La Lupa Roma non è che sta lì a aspettare a noi per perdere, sicuramente farà una partita con grande attenzione per cercare di sorprenderci. È una squadra che gioca molto molto corta, molto stretta, e dobbiamo essere bravi noi ad aprirli. Bisogna avere la forza di imporre il proprio gioco, di cercare di andare lì a Roma, ad avere coraggio nel cercare di sfruttare le minime occasioni che ci capitano. Io sono convinto che sarà una partita molto equilibrata, però abbiamo la forza per poter farci valere. Al di là se ci ridanno o non ci ridanno i punti, noi dobbiamo fare delle prestazioni di alto livello, perché loro l'anno scorso hanno consolidato un'immagine di loro, io uguale, Teramo stessa, diciamo, alla ribalta nazionale si è imposta come squadra importante, quindi di conseguenza questo trend lo dobbiamo mantenere. Al di là poi della classifica, che non dipende sicuramente da noi se ci hanno tolto dei punti, insomma. Restiamo in Lega Pro perché si sta giocando dalle ore 14 la partita del Bagicalupo di Savona tra Savona e L'Aquila. Risultato sullo 0-1 per gli abruzzesi, siamo al 24esimo del primo tempo, in gol al 13esimo San Domenico. Vediamo anche le formazioni, partendo dal Savona che gioca col 4-3-3 con Falcone in porta, Rodanini, Vannucci, Cabeccia e Negro in difesa, Lulli, Benoit e Taddei a centrocampo, Cocuzza, Palumbo e Virdis in attacco. L'Aquila risponde con il 3-4-3 con Scotti in porta. Poi Piva, Cosentini e Pesoli centrali, esterni Ligorio e Triarico, poi a centrocampo centrali Bensaia e Mancini, il trio d'attacco formato da Perna, De Sousa e San Domenico. Risultato ancora sullo 0-1 per l'Aquila. Adesso parliamo di calcio a 5, sofferta ma importante vittoria per l'Acquesta Sapone, che ieri ha superato in rimonta l'Aco Gianco per 3-2 per la squadra abruzzese, e la quarta vittoria consecutiva. Ascoltiamo il patron Barbarossa. Siamo diventati specialisti a vincere con un gol di scarto e a vincere partite nel secondo tempo, quindi male il primo tempo e bene il secondo tempo, anzi benissimo. Quindi se riusciamo ad affilare meglio anche il primo tempo diventeremo una forza della natura.
Comunque oggi è stata una partita bellissima, una grandissima partita. Il primo tempo hanno meritato loro, anche se abbiamo subito una grossa ingiustizia perché ci hanno negato un rigore e un gol. Non ho capito perché l'ha annullato questo. Non l'ha capito manco i signori della RAI che stavano dietro di me. Quindi purtroppo qualche volta ci toccano degli arbitri, purtroppo non lo so, non capisco, sono sempre i soliti nomi, io non dico quello che penso. I soliti nomi, siamo sfortunati con questo signore, non dico lo fanno apposta. Comunque, alla fine ci è andata bene. È tutto per questa prima edizione, prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.